Ed ecco allora Wang Jingtong e Zheng Zun, loro sono stati quinti alla Cup of China. E loro hanno scelto, dalla musica che viene ovviamente annunciata, Mambo, Rumba e Samba. C'è qualcosa sul ghiaccio che dà fastidio. Sì. Spesso a volte capita che con la ricerca di costumi molto particolari si mettano troppe cose che Cadono sul probabilmente sì, ghiaccio. durante l'esecuzione di elementi, comunque vediamo che gli elementi tecnici che presentano sono molto difficili e articolati. Può capitare che qualcosa nell'esecuzione venga perso. Ecco il teaser. Ed ecco qui la rumba. Approfitto adesso con questa seconda rumba per farvi capire dove sono quegli elementi tecnici che i giudici guardano. È questa parte qua, quando cambiano questo piede, quando ricambiano questo piede. Poi un elemento che è proprio l'inizio della sequenza e poi se l'esecuzione della sequenza viene completata interamente o meno. In questa maniera, considerando queste caratteristiche, il pannello tecnico dà il livello. Sequenza di passi in parallelo sul cerchio, dove c'è una sezione su un piede, quella che stiamo vedendo adesso, dove i pattinatori devono eseguire più passi tecnici su un piede e che va a determinare già questo elemento il livello della sequenza. Dopo il pannello tecnico va anche a controllare e a considerare i restanti passi che concludono la sequenza per determinare il livello. Sicuramente una bella coppia da vedere Sì, sul ghiaccio, la coppia cinese sono i campioni nazionali e loro hanno già partecipato alla Cup of China ottenendo una quinta posizione. La tua sensazione dal punto di vista tecnico? dal punto di vista tecnico mi sono piaciuti particolarmente. Li ho visti piuttosto curati e attenti, concentrati sull'esecuzione proprio di quegli elementi che vengono controllati dal pannello tecnico. I tweezer li hanno eseguiti dal mio punto di vista in maniera corretta, poi bisogna ricordarsi che il pannello tecnico viene sempre posizionato in un punto all'interno della pista dove può facilitare il controllo di queste caratteristiche tecniche. Anche la sequenza di rumba, le sequenze di rumba, quindi le due pattern dance e i key points mi sembrano stati eseguiti correttamente. Quello che magari vanno un po' a penalizzarli è la difficoltà magari di interpretare dei ritmi che non sono della Beh, loro certo, cultura. proprio Sì, lontanissima dalla loro cultura. però devo dire che loro è una coppia che a differenza della coppia russa prima forse ha fatto lezione con dei ballerini perché abbiamo proprio visto che c'erano delle particolarità. Ecco qua i tweezer. Allora, questo saltino d'inizio e questa presa del piede sono già due caratteristiche che vengono considerate con il braccio alzato. Poi c'è questo secondo tweezer perché i set di tweezer, le sequenze di tweezer sono formate da due tweezer.
quelle sono quelle caratteristiche che vengono considerate per dare il livello. Comunque stavo dicendo che in questa coppia a livello coreografico ho visto un tentativo di portarci in quel clima delle sale da ballo, di quelle competizioni di latinoamericane, di danze sportive. Questo è il sollevamento, l'uomo parte in luna, che è già una difficoltà, e la donna esegue un cambio di posizione, stavo dicendo in inglese, un change of pose, quindi dall'alto va sotto, evidente. Per considerare un cambio di posizione evidente, quindi essere considerato dal pannello tecnico, se un fotografo dovesse fare due immagini differenti, queste due immagini dovrebbero essere differenti. Questo è un passaggio particolare, coreografico. Molto bello, molto particolare, sì. Poi vediamo qua proprio passaggi tipici del latino, intrecci di braccia. Guarda, mi sono piaciuti, sono stata una bella coppia sul ghiaccio. E qua credo che sia il finale. Qui nel finale hanno eseguito un sollevamento. Ricordiamoci che nei programmi viene richiesto un sollevamento. Il primo eseguito verrà valutato per dare un punteggio, il secondo viene considerato coreografico e quindi non riceverà nessun punteggio, ma aiuterà a interpretare la musica. 50 e 71 sono la seconda coppia dunque alle spalle di Madison Chalk e Devan Bates, con 26 e 43 per i Technical Elements, 24 e 28 per i Program Components, e dunque in questo momento sono in seconda posizione. Allora, lo ricordiamo, Madison Chalk e Devan Bates sono la coppia che è al comando dopo questa prima parte della gara.